Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Quest'oggi andiamo a vedere come scaricare e installare MetaMask, un wallet che gira sulla blockchain di Ethereum, quindi supporta tutti i token ERC20 e derivati. Facciamo l'accesso a MetaMask all'indirizzo metamask.io, comunque vi lascerò il link in descrizione. È un portafoglio che si può installare su diversi browser, si può installare anche su smartphone e supporta anche gli hardware wallet. Come potete vedere, è supportato da Chrome, Firefox, Brave ed Edge. Andiamo a vedere come si scarica. Andiamo su Download. Scegliamo, ad esempio, se vogliamo scaricarlo, come estensione di Google. Molto comoda questa funzione, installare MetaMask. Come vedete si apre l'estensione. Noi dobbiamo fare altro che fare aggiungi estensione. E ci troveremo direttamente a questa schermata se abbiamo fatto l'accesso per la prima volta. Benvenuto alla beta di MetaMask. MetaMask è una cassaforte sicura per identità su Ethereum. Siamo contenti di vederti. Iniziamo. Allora, qua abbiamo due possibilità. MetaMask ci chiede: sei nuovo? Sì, iniziamo. Oppure no, ho già una frase seed. La frase seed sono le classiche 12 parole che vi dico sempre di salvarvi da qualsiasi parte, di non condividerle perché servono per fare un ripristino nel caso ci sia necessità di creare un nuovo portafoglio. Allora, in questo caso siamo nuovi, quindi facciamo crea portafoglio. Qua ci dà tutte le avvertenze, consentiamo, immettiamo una password, accettiamo i termini d'uso e andiamo su crea. Poi qui dice frase segreta, effettuare il backup. Possiamo fare o ricordamelo dopo e verrà rivelata più avanti, oppure possiamo direttamente cliccare su questo rettangolino e copiarci queste parole che ci serviranno per fare un eventuale ripristino. Allora, facciamo ricordamelo dopo per velocizzare un po'. Allora, qui vi fa vedere dove MetaMask può essere collegato direttamente. Si può collegare a queste exchange. Uniswap, Paraswap, Ariswap, Inch, diciamo un po' tutte i nuovi exchange sulla DeFi. Arrivati in questa schermata, abbiamo il nostro address che possiamo copiarlo per incollarlo eventualmente. Facciamo l'esempio che voglio mandarmi degli Ethereum da Binance a MetaMask o da qualsiasi altro wallet. Possiamo vedere i dettagli dell'account, quindi vediamo il nostro address, possiamo controllare le nostre transazioni su Etherscan, esportare la chiave privata, quindi questo è un wallet sicuro, nel senso che tutti i dati e soprattutto la nostra chiave privata la deteniamo noi, non viene inserita in nessun sistema centralizzato. Possiamo impostare un nome, quindi mettiamo Maurizio e gli diamo l'ok. Possiamo fare tutti i portafogli che vogliamo. Qua sotto abbiamo Ethereum come moneta di base, quindi per spostare monete e inviarli nell'exchange ci servono comunque degli Ethereum depositati per pagare il gas. Il gas sono le fee di Ethereum. Qua abbiamo le attività. Possiamo aggiungere un token perché, come ho detto, questo wallet supporta i token ERC20 e non solo. Possiamo cercare qualsiasi token, vediamo un po'. Mettendo la U, possiamo mettere Uniswap. Cliccando su Aggiungi token, noi lo vedremo qui. Possiamo inviare Uni. Swapparlo, quindi cambiarlo con qualsiasi altra criptovaluta supportata dallo swap, o riceverla. Per riceverla useremo lo stesso indirizzo. Qua possiamo inviare le nostre monete, riceverle e fare gli swap, quindi gli scambi.
Ultimamente, come novità, c'è la possibilità anche di acquistare delle criptovalute. Possiamo comprarli su Wire oppure fare un deposito diretto. Cliccando in alto su questo riquadrino possiamo vedere il dettaglio dell'account, quindi con il valore del nostro portafoglio e il nome, creare più portafogli, importare un account, connettere a un portafoglio hardware, che sono i portafogli più sicuri, informazioni aiuto e le impostazioni. Noi possiamo cambiare la moneta corrente. Ci sono i contatti dove noi possiamo inserire i contatti magari dei nostri amici per inviare criptovalute, gli avvisi, la sicurezza, sicurezza e privacy. Qua possiamo andare a rivelare la nostra frase seed, quindi copiatela quando la rivelate ovunque e non condividetela. Possiamo vedere le reti, questa qui è la rete principale perché siamo su Ethereum, e le informazioni su MetaMask con l'assistenza clienti. MetaMask, come abbiamo visto, si collega alla DeFi, quindi noi possiamo utilizzare lo stesso portafoglio, la nostra estensione di Chrome su diversi liquid exchange sulla DeFi. Non mi sembra di dimenticarmi nulla, l'invio, gli swap, gli acquisti, la ricezione, ormai sapete come funziona, quindi anche se ve l'ho fatto vedere in modo veloce, approssimativo, voi sapete già come inviare o ricevere i token. Eventualmente se volete scrivetemelo nei commenti, vi farò un video dettagliato se avete dei problemi sull'invio e la ricezione di token, se non siete sicuri scrivetemi. Questo wallet, come ho detto, si può scaricare su Chrome, iOS e Android. Quindi, guardate, potete stare tranquilli, sicuri, in una botte di ferro, perché con questo wallet MetaMask, come abbiamo visto prima, lo possiamo anche scaricare per iOS e Android. In entrambi i wallet, in entrambe le estensioni, le chiavi private sono sempre in mano nostra. Questo, ricordatevi che per quanto riguarda i wallet, possedere le nostre chiavi private vuol dire possedere, essere i propri proprietari delle nostre criptovalute. Ragazzi, per questo brevissimo tutorial è tutto. Come al solito, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like se volete contattarmi o contattarci. Cliccate sul link in alto a destra che trovate nella home del canale con scritto Telegram per accedere alla nostra community. Alla prossima, grazie!